La squadra sta bene, ha lavorato bene, non sappiamo se recuperiamo il nostro capitano, perché i ragazzi si sono allenati con una grandissima intensità e sotto questo punto di vista sono contentissimo. Andiamo a fare una bellissima partita contro una squadra che è partita alla grande in questo campionato, viene da 3 sconfitte, ma chi è caduto, io dico sempre che è l'avversario più temibile, perché sa come si deve rialzare e quindi andremo a fare una partita importante. Sì, perché nelle ultime partite, almeno nella mia gestione, abbiamo dato un po' continuità, perché poi quando subentri non è sempre facile, abbiamo dato un po' continuità a Leone, Vitiello e De Rosa, e probabilmente ne cambiamo 2 su 3, ma io sono convinto che questi ragazzi fanno trovare sempre pronti. Noi dobbiamo andare passo dopo passo, dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo. Adesso abbiamo fatto 3 partite, 7 punti, dobbiamo provare a fare sempre di più e bollirlo fortemente, perché quando si vuole una cosa la si può ottenere. Io, come ho detto sempre, avevamo 4 punti, questa squadra ha avuto anche tanta sfortuna in passato, ma avevamo 4 punti, ne abbiamo 11, ma non abbiamo fatto niente perché il campionato è difficilissimo, i punti sei là quando perdi, sei là quando vinci, bisogna stare coi piedi per terra, ma ovviamente bisogna avere una fame tremenda, domani bisogna far scoppiare il pallone, non c'è altra strada, non la conoscono altra strada, in queste categorie ti alzi le maniche, sfrutti la qualità dei tuoi giocatori ma ci metti il cuore, quindi si va in campo con tutta la grinta e l'amore di questo mondo. No, no, per noi no, pure perché personalmente vengo dalla terza categoria, quindi figurati quando si parla di motivazioni. Fammi stare su un campo di calcio, anzi fammi morire là dentro, mi rendi solo felice, quindi motivazioni i ragazzi ce li hanno. Noi rappresentiamo una società importante, comunque noi siamo l'Angri e quando sei l'Angri devi andare in campo, devi dare il cuore, devi mettere tutto, quindi non c'è altro da aggiungere.